Salve, sono Mastoz. Forse vi ricorderete di me per video come Mi presento, parte 1, e Wolotta Love, live a Piazza Giorgini. Ma oggi voi riuscite a vedermi e a sentirmi perché sono sulle spalle di un gigante. Da qui posso comunicare a un pubblico molto più vasto di prima. Ma com'è successo tutto questo? Vediamolo insieme. Partendo da... passato. Tutto. Su questo canale ho pubblicato 23 video, di cui 15 video musicali, di cui 9 hanno come protagonista Barbero. Se diamo un'occhiata ai numeri, possiamo vedere che non sono arrivato fino a qui da solo. Si può affermare che ho questo pubblico proprio grazie a Barbero, ma anche grazie alle vostre condivisioni e al vostro passaparola. In particolare vorrei ringraziare gli amministratori delle pagine e dei gruppi che mi hanno sponsorizzato. I gruppi sono Barbero, Guidaci verso il socialismo, Alessandro Barbero, Ti siamo vassalli, e i gruppi Le invasioni barberiche, fan di Alessandro Barbero, e Alessandro Barbero dai suoi appassionati lettori, che per primi hanno spammato i miei video e mi hanno davvero aiutato. Quindi vi ringrazio molto e grazie a tutti voi che guardate i miei video. Se c'è stato un merito da parte mia è stato quello di aver fatto scoprire il professore ad alcune persone, soprattutto ai più giovani. Ho saputo che alcuni insegnanti hanno mandato i miei video in classe e per questo non sono stati cacciati dall'istituto, quindi questo mi fa sperare bene per la scuola italiana. Altre cose belle che sono successe in questo periodo: due volte i miei video sono stati trasmessi in televisione e c'era Barbero che faceva la reaction. Meglio di questo non so cosa posso chiedere alla vita. Ma adesso è arrivato il momento di evolversi, di maturare e migliorare, e quindi parliamo del futuro. La passione con cui il professore divulga la storia è travolgente e questa passione mi ha contagiato. Infatti ho deciso di cominciare a divulgare a mia volta, come fanno già molti youtuber qui sulla piattaforma, riguardo il cinema, la storia, la biologia, la scienza brutta, e lo fanno molto bene. Quindi io ho deciso di dedicarmi a due aspetti della mia vita che più mi appassionano, ma li vediamo dopo la pubblicità. Salve, sono Mastoz. Lo sapevate che ho un profilo Instagram? Puoi seguirmi e vedere le mie storie, vedere i miei post, e puoi anche scrivermi in privato. Ah, poi sapevi che ho un canale Twitch? Dove faccio dirette, vi faccio vedere dietro le quinte, dove gioco a Cyberpunk. Se hai Amazon Prime, puoi abbonarti al mio canale senza spendere un euro. A me arrivano 2 euro, quindi male non fa. A proposito, passami a trovare stasera alle 20, perché ci rivediamo tutti i miei video che ho pubblicato sul canale e faremo una tier list, cioè una classifica dei miei video, e anche voi potrete partecipare alla votazione. Quindi seguimi su Twitch, perché faccio un sacco di live. Seguimi su Twitch. Su Telegram dico sempre quando vado in live. Ma torniamo al video. Di cosa voglio parlare? La prima cosa è la musica. Io sono un pessimo esecutore. Conosco il minimo indispensabile per quanto riguarda l'armonia e la teoria. Non ho una conoscenza enciclopedica, ma la musica rimane comunque la mia più grande passione. Quindi ho voglia di parlarne con voi e voglio raccontarvi le storie dei musicisti e dei gruppi che più mi hanno appassionato e che più mi hanno ispirato, da cui ho rubato di più in realtà. Quindi se vi piace l'idea, iscrivetevi su questo canale e suonate la campanella, perché sennò YouTube si scorda di voi e non vi manda le notifiche quando pubblico un video. Il titolo di questa nuova rubrica ho pensato di chiamarlo Music Cultura. Sarà questa nuova rubrica che partirà su questo canale. Pensi che non farò più video su Barbero? Ti sbagli. Continuerò a farvi video su Barbero. Non vi preoccupate. Ma adesso è arrivato il momento di una novità ancora più grande. Ho aperto un altro canale e un blog. Il canale si chiama Mastoz Blog. Alcuni di voi sanno che io faccio il montatore video, e tutto quello che so in questo campo l'ho praticamente imparato grazie ad internet. Quindi ho pensato che sia arrivato per me il momento di ricambiare, dato che mi sentivo in debito verso la comunità internettiana. In questo nuovo canale vi racconterò cosa ho imparato in questi anni: le tecniche di montaggio, di mixaggio della musica, le recensioni di prodotti, consigli, opinioni e come applicare queste conoscenze per avviare un canale YouTube o in generale come diventare un content creator. A proposito, su questo nuovo canale è già uscito un video, andate a vedere quel cazzo di video. Va bene, per il momento è tutto, ci risentiamo il prossimo anno.
o quest'anno, dipende quando pubblico questo video. Spero che sia migliore di quello che abbiamo passato quest'anno o l'anno scorso, sempre dipende quando pubblico il video. E ci vediamo alla prossima. Come lo finisco? Ci vediamo alla prossima. Alla prossima. Ciao. Andate a vedere questo video qua. Non so cosa ci metterò, oppure lascerò decidere a YouTube. Però andate qui, vedete qua.